Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma la domanda ragazzi, eventualmente intende continuare a farlo? Io penso questo. Se ci sarà Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, così lo diciamo chiaro, noi saremo all'opposizione. Così come noi non saremo col PD. Il PD ha scelto una strada per me suicida di allearsi con la sinistra radicale che era contro Draghi, di inseguire il Movimento 5 Stelle. Ormai il PD sul reddito di cittadinanza, su tutto, insegue il Movimento 5 Stelle. Mi faccia dire una battuta, il PD ormai è il generico del Movimento 5 quindi Stelle. Quindi anche dopo, addirittura, quindi anche dopo il generico voto, del Movimento 5 Stelle. Anche dopo il voto non ci sarà nessuna possibilità di dialogo? No, di... e allora a questo punto che cosa succede? Se al governo... Noi che cosa, perché andiamo? Perché ci candidiamo in Parlamento? Perché siamo quelli che sul MES sanitario diciamo 37 miliardi per la sanità non ne parla nessuno. Sulle infrastrutture noi avevamo ragione, sulle trivelle, sul TAP, sul termovalorizzatore, sul rigassificatore di Piombino. Questo lo dice anche il PD però su questi no, temi. No, il rigassificatore di Piombino, il PD è contrario, il PD di Piombino. Poi il PD nazionale è incerto. Ah no, sì, certo. Scusi Parenzo. No, 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 però se no... PD di Piombino come il sindaco di Fratelli d'Italia, dopodiché hanno detto che si sì, deve però, fare. Questo scusi, solo per precisione. Scusi, però aspettate Parenzo, prima, scusate fatemi un finire, attimo. Fatemi finire il ragionamento sulla domanda che mi ha fatto prima Concita, sennò Davide non arriviamo a nessuna parte. No, per carità. Lei mi fa la domanda e dice... A questo punto che cosa fate voi? Noi stiamo all'opposizione. Se il governo Meloni va avanti, ammesso che si crei, faremo l'opposizione. Interessante, ammesso che si crei. Fermiamoci un momento su questo. Dopodiché, interessante, ammesso che si crei. Il voto per quello che siamo noi. Aspetti, perché non c'è un Renzi, solo perché cristiano le persone che possa a casa vogliono capire questa cosa. E fare un confronto con noi perché hanno paura. Le persone da casa e un po' anche noi vorremmo capire.